Serata finale del Fossombrone Teatro Festival. Presidente, un bilancio di questa manifestazione? Ma direi che la città ha risposto bene, tutto il territorio, siamo all'attenzione di tutti. Ho anche qualche dato che mi sono voluto far rilasciare dagli organizzatori per meglio far capire la portata dal punto di vista del ritorno di comunicazione di questa nostra iniziativa. E mi hanno comunicato la copertura dei post sui principali social dal 15 giugno al 29 luglio, pari a 34.770 contatti, mentre le interazioni con i post nel medesimo periodo sono state pari a 4.456 contatti. Questi sono dati comunicatici a ieri sera, quindi oggi riteniamo che possano aumentare in maniera esponenziale, e a questi dati va fatto un ringraziamento alla stampa e alle TV locali che ci hanno sempre riservato grande attenzione. Quindi una grande qualità, perché gli spettacoli sono stati tutti di grande qualità, anche stasera attendiamo un grande spettacolo, e quindi grande risposta da parte del pubblico, un momento particolarmente importante per la città e per tutto il territorio. Durante la mia lotta contro i flutti, nel buio immenso di questo mare che ormai quasi travolge ogni mia forza, mi concentro tra una bracciata e l'altra, piangendo, sputando, sudando. Adesso scopro che anche immerso dentro l'acqua il corpo suda, ripassando con la mente ogni dettaglio della cena in cui Martino, mio fratello, mi inchiodò col suo racconto di quel mentre in cui, lontano, in una piega esotica e vivace del pianeta, si trovava assai piacevolmente, disinvoltamente, a nuotare dentro una specie di fiume non eccessivamente grosso del Madagascar, in realtà una striscia d'acqua ricavata dalla presenza proprio di fronte alla terraferma di un isolotto basso e largo, così che sui due lati, solo un po' più avanti, riprendeva in tutto il suo vasto impelagarsi il mare, ovvero l'aperto a destra e più terribilmente una barriera corallina giù a sinistra, diciamo più esattamente che circa un chilometro era all'inizio della sua disavventura la distanza da quel luogo di rovina, ma dopo qualche secondo di contrasto vano per sfuggire a quella spinta impetuosa che lo stava trascinando verso morte certa, ormai solo poche decine di metri lo separavano dal suo definitivo e violento tracollo, il vortice prima invisibile a pelo d'acqua ma più profondamente presente, confuso e schiumoso, l'avrebbe infatti sbattuto contro i margini taglienti dei coralli, destinandolo allo scempio inevitabile di carni dilaniate e scomposte, e sfiatava, e beveva, e s'addannava, e intimamente come un mantra ripeteva: no, non è vero, non è vero, no, 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 che vuol dire no, 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 non è per niente logico davvero che proprio adesso sia arrivato il tempo per me di completare il mio soggiorno, di non potere, non è vero, no, 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 non può essere, no, 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 di vagare per la terra, andarmene così, svanire, un istante sommerso ora per sempre, scomparire lontano da casa, lontano da tutti, senza un senso, no, 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 non è possibile, no, no, non è possibile, no, senza alcun senso, a causa di un semplice, breve, evitabile luogo di bagno nel tardo pomeriggio che invece di concludersi sereno mi vede adesso scivolare verso la rovina, no, no, non è possibile, no, trascinato come un magro ramoscello nella corrente di una sorta di fiume ricavato tra la riva, è un isolotto, un corso d'acqua innocuo, per lo più innocente, ma che senza preavviso a un certo punto del giorno si trasforma in... No, non è possibile, no, è una trappola maligna, non è possibile, non è vero, non è vero, non ha alcun senso, dunque non è vero. Senza mai smettere di forzare il ciclo regolare di bracciate, cercando di spedire segni agli improbabili soccorritori sulla riva, pochi e distratti frequentatori di spiagge attardati sul lido nel secondo pomeriggio, che lo salvassero. Siete già al lavoro per il prossimo anno? Sì, e con il prossimo anno sono 19 e quindi già pensiamo anche alla 20ª edizione, che dovrà essere un'edizione particolare, anche per raccontare una storia che ormai questo festival può, ad onore del vero, cominciare a fare propria e a raccontare come un grande evento che in una città di provincia si sia riusciti a fare un momento di teatro così elevato, ritornando agli splendori del passato. Questa sera avremo appunto Luigi Locascio con Ogni ricordo un fiore, con Luigi Locascio voce recitante, Nico Gori clarinetto e sassofoni, Massimo Morriconi al contrabbasso, basso elettrico, chitarra e basso, musiche di Nico Gori da un'idea di Elena Marazzita, produzione e distribuzione esclusiva a cura di Audio Studio. Devo dire che anche il tempo questa sera ci ha aiutato, è una splendida serata che questa splendida cornice di
l'esedia di Piazza Mazzini unisce teatro, bellezza e cultura. E l'amore è una cosa bellissima. Me ne leggo due sull'amore. Il primo sull'amore è, diciamo, un po' più leggero, un po' più... Sono tutte storie più o meno vere, che mi sono capitate, per quello che dicevo, cioè coppie che mi hanno detto cose di questo tipo. Una è una coppia un po' più così giocosa e il marito mi ha raccontato una storia per cui ho scritto: il buco che gli si era all'improvviso spalancato sulla fronte non era dovuto a qualcosa di immediato come un colpo di pistola o uno squarcio profondo di lancia, ma all'insistenza regolare delle parole con cui sua moglie da 50 anni, giorno dopo giorno, millimetro dopo millimetro, l'aveva nella testa martellato. Grazie. Ultima serata del Fossombrone Teatro Festival con Luigi Locascio. Un esordio letterario nel 2018, un reading musicale questa sera. La cosa più bella per me è quando i lettori e anche gli scrittori che mi accompagnano certe volte nella presentazione del libro, i professori, i docenti, così, mi riconoscono, diciamo, che è qualcosa che appartiene al campo della letteratura. A me quello basta, poi al di là, bello o non bello, l'importante è che viene preso sul serio come libro. E queste occasioni, il fatto di leggerlo ad alta voce, sono delle piccole conferme che qualcosa passa, qualcosa tocca gli altri, che è il motivo per cui si scrivono i libri. Progetti per il futuro? E tornerò a fare teatro con Sergio Rubini, riprendiamo il Dracula che ha ridotto e di cui fa la regia, ha ridotto e riscritto insieme a Carla Cavalluzzi, e andiamo in giro un po' in tournée, e poi riprendo un testo di Primo Levi, uno spettacolo invece del Teatro Astra di Torino, che è Il sistema periodico, alcuni racconti tratti da quel libro, un libro veramente meraviglioso. E poi sto poco a poco cominciando a scrivere, spero di farlo in fretta, il mio secondo film, la sceneggiatura del mio secondo film. Magari da ambientare nelle Marche? Perché no, io le Marche veramente sono stato ultimamente a Urbino, a Macerata, c'è sempre un pubblico bellissimo, molto colto, ma molto colto, molto preparato e molto affettuoso. A cui piace passare una serata così, un'ora e un quarto ad ascoltare parole, non è una cosa, diciamo, che capita molto spesso. È una regione piena di teatri bellissimi dove c'è una grande tradizione, quindi spero di tornare presto.